Giuseppe Bottacci, che era sindaco di Fregene, soprannominato Peppone, si candida al Parlamento. E chiaramente nella sua vita ha sempre combattuto per Don Carniero, in tutte le vicende. Come dire, era un combattimento bello, anzi combattimento è una parola brutta. Era un confronto continuo di due persone che da opposte visioni si stimavano infinitamente e ogni volta che uno partiva l'altro lo ricorreva e lo riportava. E questo comizio che lui fa per la chiusura della campagna elettorale sulla piazza del suo paese, chiaramente Don Camillo è dentro la sagrestia e lo discuta costantemente. Tant'è che a metà del suo discorso gli mette la canzone del piano. E allora il discorso che inizia, il comizio che inizia di Peppone con un grande, una grande forza, con grandi ideali, a metà, sentendo le note della canzone del piano, come tutti si emoziona per il proprio paese, cambia il tenore del discorso fino ad arrivare a fare un elogio a re, proprio una cosa fuori fuori. Però questa è la bellezza della cosa. Ora io provo a fare questa cosa, chiedendomi perdono dall'inizio. Questa cosa presuppone un però, quando si fanno i comizi, qualcuno avrà conosciuto Materazzo, che era l'artista dei comizi delle nostre piazze, quando si fanno i comizi ci si porta un gruppo di persone che applaudono, no? Come dire, e ora anche stasera servirebbe, io capisco che questa platea di comunisti forse non ce ne saranno tanti, però quando uno fa una pausa ci sarebbe il presupposto dell'applauso, funziona un po' meglio. Proviamo. Alla pausa dell'applauso. Cittadini, lavoratori, bravo! Prima di presentarvi il compagno indipendente avvocato Cerratini, voglio dire due parole alla reazione criticale atlantica e guerra fondaria, che tutti ben conosciamo. A quegli sporchi corvi neri che parlano di patria, di sacri confini minacciati e di altre balle nazionaliste, che la patria siamo noi, la patria è il popolo. E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato appresso la libertà e la giustizia. E voi, giovani, che andate nelle barbare caserme, direte a coloro che tentano di armarvi e di usarvi per i loro sporchi interessi, direte a coloro che diffamano i lavoratori, che comincia la canzone della campanella, direte ai candidatori del popolo, direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sacri confini, e che noi del 99 che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso e sul Piave, saremo sempre quelli di allora, e che quando tuona il cannone è la voce della patria che chiama e noi risponderemo. Presente! Noi vecchi che abbiamo sul petto le medaglie al valore conquistate sul campo di battaglia, ci troveremo come allora a fianco dei giovani e combatteremo sempre e ovunque, getteremo l'anima oltre l'ostacolo e difenderemo i sacri confini d'Italia contro qualsiasi nemico dell'Occidente e dell'Oriente, per la difesa del paese e al solo scopo del bene indissolubile del re e della patria.